l'amore della musica, oh, la musica non è stato semplice, non è stato mai. Ho mangiato polvere come tutti gli ultimi. Siamo arrivati nella stazione di Amburgo alle 2:40 del mattino, dopo più di 36 ore di viaggio schiacciati tra di noi, stanchi e sporchi. Era fine gennaio 63. Scesi dal treno con le chitarre, batterie, valigie e vestiti, sembravamo una specie di armata Brancaleone alla crociata. Una crociata però musicale, non certo religiosa. C'era un casino infernale intorno a noi e sembrava che tutti i disperati del mondo si fossero dati appuntamento alla stazione di Amburgo alle 3 di quella mattina lì. Faceva un freddo cane, pioggia, misto neve, veniva giù forte, ghiacciato, con il vento tagliente che arrivava direttamente dal mare aperto dell'Atlantico del Nord, giù dai Balcani. E malgrado le speranze, il primo impatto con Amburgo, città del sesso e luci rosa, era tutto meno che erotico, se non per la voce suadente dell'annunciatrice della stazione. Ma anche in tedesco gli orari delle partenze non sono molto sexy. Caricato tutto su un carrello grande, cerchiamo l'Ausgang, cioè l'uscita, e i taxi. Oh, eccole lì, però, Mercedes nero. Noi ci vestiamo come un rock and roll band degli anni 50, noi. C'hai ancora il collo tirato, su. Non potete immaginare la difficoltà di cambiare una giacca in fretta e tirare via il pantalone. Dice, ah oh, sì, ok, allora vestite così, con queste giacche qui, andate bene per il mio locale. Meno male. Dico, guarda, come regalo, suono la chitarra anch'io. Perché allora io suonavo spessissimo il pianoforte soprattutto, quindi come regalo vi facciamo sentire una canzone che è scritta da uno che si chiama Willie Dixon. Jerry Lee Lewis, avevo 3 anni, no vabbè un po' di più, ok, non sottolineiamo l'età, avevo 14 anni credo, e avevo sentito per la prima volta Whole Lotta Shaking Going On. We'll be right back.
completely. You gave your love so sweetly. Tonight the light of love is in you. We'll be right back.